Buongiorno a tutti, eccomi finalmente tornata con un nuovo episodio dedicato alle Sims. Nell'ultima puntata abbiamo fatto conoscere Luna ad Alissa, lei è Alissa e adesso ve la voglio presentare. L'abbiamo già vista velocemente nella precedente puntata, però voglio farvi vedere tutti i suoi look. E poi è una sirena, questo ve l'ho già detto nell'episodio precedente, però adesso cerchiamo anche di vedere quello che possono fare le sirene su The Sims. Ma prima di tutto, visto che sono solo le 8 del mattino, direi di vedere i suoi look. Quindi facciamo così, modifica il sim. Ed eccola qua. Innanzitutto, prima di vedere tutti i look che ho scelto per lei, ve la voglio presentare. Come abbiamo detto, il suo nome è Alissa, è una giovane adulta e come aspirazione, ovviamente, vita da spiaggia. Infatti, è una ragazza che ama l'aria aperta, ovviamente, è figlia delle isole e di conseguenza figlia del mare. Ovviamente, essendo una sirena, è giusto così. Vediamo prima i suoi look da umana. Per tutti i look ho scelto comunque vestiti che fanno già parte del gioco di The Sims o comunque delle varie espansioni. E come vi dicevo nella puntata precedente, potete scaricare questa sim. Su The Sims mi trovate come GiadaFra91, ho condiviso Alissa, quindi potete tranquillamente scaricarla. Detto questo, però, vediamo i look. Questo è il look quotidiano, quindi un toppettino corto con una specie di felpa con il cappuccio, con il nodo in vita, dei pantaloncini corti e dei sandaletti bassi. Poi il look formale, un abitino non troppo lungo in realtà, con dei sandaletti neri. Look sportivo, ecco qua, dei leggings super attillati bianchi, scarpe da ginnastica, un top rosa e questa felpa aperta gialla. Poi il look da notte, una semplice vestaglia azzurra. Per quanto riguarda l'acconciatura, ho scelto questa coda di lato molto morbida. Poi abbiamo il look da festa. Ecco qua, visto che comunque è una sim che vive a Sulani, sulla spiaggia in riva al mare, ho pensato di crearle questo trucco, insomma, è sul viso che adoro, tra l'altro mi piace tantissimo, rossetto che si abbina con il trucco del viso e di conseguenza anche il vestito è un jumpsuit con sotto il costume e delle ciabattine basse bianche. Poi il look che utilizza quando è in mare ma non quando è una sirena è questo qua, un costume a due pezzi con la parte sopra con le conchiglie che adoro, cioè secondo me è davvero fatto benissimo. Poi il look per il clima caldo, ecco qua, quindi dei pantaloncini corti di jeans, anche qua sandaletti bassi e un semplice top, bene al mouse scarico. E poi abbiamo il look invernale, invece questo cappotto che adoro, utilizzo praticamente sempre nei look invernali perché è il mio preferito. Ma adesso veniamo al suo look quando è una sirena. Eccola qua, per le sirene c'è soltanto un look. E ho scelto per lei questa coda magnifica, bianca con qualche riflesso molto molto particolare con la coda sul blu notte, color blu notte, e per il pezzo sopra è rimasto questo costume, questo triangolino con le conchiglie che ripeto mi fa impazzire, quindi ho scelto anche per il look da sirena questo qui. Detto questo, vediamo un po' cosa fa in mare. Come vi dicevo, la sua aspirazione è vita da spiaggia, quindi voglio andare a completare questi incarichi nel corso degli episodi, magari già in questo episodio ne facciamo uno o due, per far ovviamente crescere la sua aspirazione, però prima di qualsiasi altra cosa lei deve venire in mare, quindi facciamo così. Tra l'altro, per lei ho scelto questo lotto molto isolato, che dà direttamente sul mare, così quando vuole tuffarsi in mare è comodissima e per poterlo fare la farei venire qui, quindi vieni qui. Poveretta, stava sistemando tutta la casa. Ok, e poi facciamo, ecco, senza neanche dire, glielo si è arrangiata ed è andata. Allora, no, si è già trasformata, guardate.
si è già trasformata da sola e sta nuotando, di conseguenza, nuotando sviluppa anche l'abilità di, non mi viene adesso la parola, l'abilità di forma fisica. Ok, facciamola nuotare un pochettino, guardate come nuota, che brava! No, vabbè, adoro questa nuova aggiunta sulle Sims, fantastica. Ok, lei ovviamente adesso è molto felice, si sente particolarmente bene perché fa quello che più ama fare durante il giorno. Detto questo, vediamo cos'altro può fare in mare. Allora, prendi il sole, dormi, chiama la tele delfino azzurro e perdiamo il 30, meno 30 di idratazione perché ho notato che le sirene non hanno bisogno di dormire, ma hanno bisogno di idratazione. E per poterlo fare, e per insomma far crescere l'idratazione, no vabbè, guardate che carini, per far crescere l'idratazione o devono stare in acqua, oppure farsi una doccia, bere un bicchiere di acqua, insomma stare a contatto con l'acqua. Poi che altro possono fare? Allora, parla con il delfino. Ma che dolci che sono! Poi possiamo fare, nutri il delfino, sì, diamogli qualcosa da mangiare. Un pesciolino piccolino, accarezza il delfino. Sono comunque già grandi amici. Infatti possiamo dargli un nome. Come lo possiamo chiamare? Direi di chiamarla Nina. Facciamo finta che è una femmina, in realtà non so il suo sesso, però Nina, la nostra nuova amica delfina, fa anche rima. Vabbè, fantasia. Comunque, nutri Nina. Ok, abbiamo fatto spruzza giocosamente Nina. Facciamola un po' giocare, no? Adesso sta nuotando perché ogni tanto lei ha voglia di nuotare per il mare, giustamente. Eccola qua di ritorno. Ok, l'ha già spruzzato. Poi un'altra cosa che potevo fare era... Dove è andata Nina? Ok, è sparita. C'era un'altra interazione, non sono riuscita a farla, la faremo con calma. Lei che altro può fare qua, dicevamo, allora, oltre che nuotare? Prendere il sole e dormire, quindi facciamo prendi il sole così magari ci abbronziamo un pochettino, vediamo come prende il sole. Ok, praticamente si mette nella posa del morto e così si abbronza. Vediamo se infatti qua succede qualcosa. Prendi il sole sul lettino, un asciugamano da spiaggia, ricorda solo di applicare la crema solare o di interrompere l'esposizione prima di scottarti, quindi non facciamola scottare perché altrimenti poi non va bene. Niente, allora io direi, non abbiamo neanche un materassino perché non ho comprato niente e qua in zona non c'è nulla, quindi prenderei un qualcosina da aggiungere qui. Sicuramente vado a mettere un lettino qui, lo mettiamo magari qua così, mettiamone per sicurezza due, così se viene anche l'una almeno possono sdraiarsi insieme e li facciamo così. Poi sicuramente anche un materassino e lo mettiamo, mettiamolo qua così, e anche in questo caso dai, ne mettiamo due, che così se c'è qualcuno con lei lo possono usare in compagnia. E poi mettiamo dove lo possiamo mettere perché non c'è molto spazio, magari di qui mettiamo degli asciugamani, eccoli qua, ne mettiamo uno qui e ne mettiamo anche in questo caso un altro qui. Facciamone uno con il fenicottero e uno a righe. Perfetto, direi che non ci serve altro al momento. No, secondo me già così può bastare. Quindi proviamo qua, in realtà però non c'è molto sole, vediamo. Comunque prendi il sole in costume da bagno, le sta facendo ancora il morto tra l'altro, basta prendere il sole in acqua e vieni sul materassino da brava. Ok, vediamo se può mettere la crema solare però. Allora, applica la crema solare, perfetto, perché altrimenti ti scotti. Brava. Molto
No, vabbè, comunque che bello stare così rilassati sul lettino guardando questa meraviglia. Vorrei avere anch'io una casetta sul mare. Troppo bello. Comunque, le facciamo un attimino prendere il sole. Vediamo un po' senza esagerare perché altrimenti poi diventa tutta rossa. Abbiamo completato l'incarico, quindi si è abbronzata decisamente abbastanza. Infatti, se notate, guardate quanto è più scura rispetto a prima. Ha preso decisamente parecchio sole, forse troppo per averlo preso solo in un giorno. Tra l'altro, oggi è una giornata caldissima perché è soleggiato e fa anche molto caldo. E guardate quanto è scura, cioè da qui, da qua poi sembra ancora più scura di quello che in realtà è. Brava che sistemi la casa. Poi che altro bisogna fare? Guadagna Laura una festa della cava, clicca sul telefono per pianificare una festa della cava, magari questo lo facciamo nel prossimo episodio. Mangia una noce di cocco, raccogli una noce di cocco da una palma da cocco o acquistane una in un chiosco sulla spiaggia. Clicca sulla noce di cocco e scegli mangia una noce di cocco. Ok, direi di farlo. Lei ovviamente dove starà andando? Ma va, non avevo proprio dubbi. Ovviamente sta andando a farsi un bagno. E subito si trasforma in sirena ed eccola qui. Lei al momento non ha ancora un lavoro, però anche per questo ci pensiamo nel prossimo episodio. Direi di provare ad andare a mangiare una noce di cocco. Insomma, andiamo a cercare la noce di cocco così completiamo anche quest'altro incarico. Allora, dove possiamo andare? Qui abbiamo una spiaggia. Però non mi pare di vedere nessun chiosco. Qui abbiamo un appartamento, qui anche. Qui abbiamo un altro appartamento, qui pure. Qui c'è la spiaggia, ma qua ci siamo già state, la conosco abbastanza bene ormai. Qui abbiamo il bar della sabbia. O possiamo andare qui. Sicuramente qui ci sarà qualcosa, penso di sì, perché altrimenti qua abbiamo... No, qua secondo me non c'è nulla, non ci sono chioschi. Accampamento della caldera attività vulcanica. Proviamo qua che mi sembra di vedere un chiosco. In realtà ce n'è uno anche qua, però al momento proviamo qui e direi di invitare Luna assolutamente. Ed eccole qua le nostre nuove amiche. Tra l'altro, guardate, in confronto a Luna. Alissa è molto molto più scura. Comunque io direi subito di provare il chiosco perché voglio assolutamente mangiare la noce di cocco. Ma è chiuso. A che ora apre? Non lo so. Non c'è nessuno. Forse è troppo presto. No, non c'è nessuno. Non si può selezionare niente. Allora facciamo così intanto. Parla della temperatura calda. Poi facciamo un complimento sincero. Chiediamo se una sirena no, non c'è più. È l'ora più felice per i semi taccagni. Tutti possono godersi bevande a prezzo scontato. Ok, stanno aprendo bene, quindi possiamo sicuramente ordinare qualcosa e ci va anche bene perché paghiamo sicuramente meno. Allora facciamo ordina del cibo. Ma non c'è. Il cocco perché abbiamo di tutto: piatto di verdure, frutto grigliato, maiale, pesce, salmone, kebab, c'è cioè proprio di tutto tranne il cocco. Che ore sono? Le 4 del pomeriggio. Allora, già che ci siamo, non possiamo prendere il cocco perché non c'è, però un buon frutto grigliato ci può stare. Ok, vediamo quanto costa. $9, 9 simoleon. Tra l'altro sembra tipo mango o qualcosa del genere. E la nostra Luna dove è andata? Eccola qui. Allora, però come facciamo con il cocco che non c'è niente? Qui immagino che non si possa ordinare. Ordina una bevanda, ordina del cibo. Abbiamo patatine, tapas, prezze, fish and chips, olive. No, comunque il cocco non c'è. Quindi lo possiamo magari prendere dagli alberi. Una palma di cocco, dov'è? Tipo questa? No, non me la fa selezionare. Come facciamo a prendere il cocco? Come facciamo? Devo scoprirlo. Nel frattempo mi sono persa Luna, eccola qui. Alt, non scappare. Facciamo altre scelte. Sirena, ovvero. Ninna nanna della sirena, il bacio della sirena. No,
Però facciamo amichevole e facciamo chiedi della sua giornata. Però lei si è fermata al chiosco a mangiare. Ok. Peccato per il cocco, non riesco a prenderlo. Dopo magari provo ad acquistare un chiosco e metterlo magari qui, vediamo. Quanta gente che c'è qui comunque. Direi di presentarci anche con qualcun altro, magari con lei. Facciamo. Chiedi di scattare una foto, chiedi un autografo. Ah, ok, lei è una VIP, quindi direi di no. Allora presentiamoci a lei. Presentazione amichevole. Però sono tutti vestiti e tu sei l'unica in costume, quindi abiti, cambi abito e facciamo il look da giorno. Tra l'altro, stavo notando che si possono anche invocare gli elementi dell'isola. Proviamo a farlo, vediamo. Mamma quanta gente che c'è, vediamo cosa succede. Sta comunicando con gli elementi di Sulani. Gli elementi sono stati chiamati dall'isola, preparati per le loro benedizioni e il loro giudizio. Oddio, quanto tempo ci vuole? Ok, oddio, 3 ore e 50 minuti. Ma sono loro? Sì, sono proprio loro. Facciamo, chiedi un giudizio. E facciamo una presentazione amichevole. Vediamo un po' cosa ci dice. Alissa ha rinnegato il proprio legame con le isole e la loro cultura. Gli elementi non ne sono lieti. Come hai rinnegato? Ma perché? Lezione figli delle isole. Alissa è una figlia delle isole e vive un profondo legame spirituale con Sulani. Ciò le conferisce la capacità di invocare i potenti elementi dell'isola. Immergendoti nella cultura di Sulani, ti conquisterai le loro benedizioni, mentre ignorandola sarai vittima della loro sfiducia. Ah, ok, perché ancora non ci siamo interessate tanto all'isola. Ecco spiegato il perché. Comunque, detto questo, io voglio provare a comprare un chiosco. Vediamo un po'. Direi di metterlo qua, che è il punto un po' più con più spazio. Abbiamo diversi chioschi. Questo mi sembra eccessivamente troppo grande. Qui grande rosticceria, quindi non penso. Banco di poké. O questo. Quello che compri sull'isola non è mai una sola. Ho fatto la battuta, non sono che uno dei tanti sim dall'altra parte dello schermo. Perché me lo chiedi? Gli articoli selezionati sono ora nel tuo carrello della spesa. Inserisci la tua carta di credito per concludere l'ordine. Inserisci le ultime 5 cifre della tua carta di credito. Inserisci il codice di 3 cifre riportato sul retro, poi il PIN per favore, poi il CAP per favore. Oh, purtroppo la canoa bilanciere che hai acquistato è rimasta incastrata nello strettissimo scivolo di erogazione. Vabbè, comunque, questo mi sembra un po' strano in realtà, però mi ispira. Quindi questo sicuramente lo prendiamo e lo mettiamo tipo qui, ma lo facciamo azzurro, così, che mi piace di più. E poi mettiamo anche questo. No, però questo era quello che abbiamo visto prima, quindi mettiamo questo. Lo mettiamo qui, non c'è spazio, ecco, lo mettiamo qui. Vediamo un po' quale dei due ha il cocco. Allora, proviamo. Intanto qua basta chiacchierare e vieni qui. Ok, allora però sono tutti e due, cioè questo è chiuso e non lo possiamo utilizzare perché bisogna assumere un venditore. Compro forniture da spiaggia, vediamo un po'. Cosa c'è qui? Cosa ci possono vendere? Se c'è qualcosa di interessante da acquistare. E poi direi di chiudere l'episodio perché è già durato abbastanza. Ed è anche già praticamente sera. Ecco qua, allora, qui si possono comprare un po' di cose per la spiaggia, come ad esempio l'ananas. Quindi mi sa che troviamo anche il cocco, perché se c'è l'ananas sicuramente c'è anche il cocco. Asciugamano da spiaggia di lusso. Una canoa bilanciere, ok, ci sono anche cose grandissime comunque, l'idrozip. Quindi qua abbiamo tutto, ok, qua abbiamo i libri per la pesca e la trappola per pesci, abbiamo i materassini e il letto portatile. No, il lettino portatile dobbiamo assolutamente prenderlo, sì. Poi la canoa, queste cose al momento non ci servono, comunque i frutti sono qui, qua abbiamo gli asciugamani, niente, i frutti, ecco qua la noce di cocco, quindi sì, direi di prendere una noce di cocco, anzi prendiamone magari un paio, ok, 76 simoleon, può andare.
Grazie di aver acquistato, grazie a te. Quindi andiamo nell'inventario e facciamo mangia la noce di cocco. Dove stai andando ancora? Ecco qua. È buona? In un colpo l'ha praticamente mangiata e anche questo incarico l'abbiamo portato a termine. Nella prossima puntata organizziamo una festa per guadagnare l'oro alla festa appunto della cava, così assaggiamo anche questa cava che è una bevanda tipica del posto. Ok, direi di chiudere qui l'episodio. Nel frattempo la facciamo sedere su questo divanetto molto carino, la facciamo rilassare un pochettino. Se questo video vi è piaciuto, spolliciate ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Io vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo presto con un nuovo episodio. Ciao!